Vediamo in questo video come capire se prova attrazione sessuale. Allora, cerchiamo di capire se una donna prova attrazione sessuale, quali sono i segnali che ti manda. Beh, il primo segnale è sicuramente un contatto visivo prolungato. Se una donna ti guarda negli occhi e mantiene il contatto visivo per un tempo più lungo del normale, questo è un segno sicuramente di interesse, e se è unito a questo si mordicchia il labbro superiore, perché il labbro superiore è il labbro maialino che riguarda e rimanda proprio l'attrazione sessuale, beh, diciamo che ci sono ottime possibilità che lei voglia venire a letto con te. Anche un altro segnale molto interessante è il contatto fisico. Uno dei segnali più chiari, diciamo, può essere il contatto fisico. Ricercare un contatto fisico, tutte le scuse per trovare un contatto fisico. Ad esempio, se siete seduti vicino, potrebbe appoggiare, diciamo, distrattamente magari il tuo ginocchio contro il suo ginocchio. Insomma, ci potrebbero essere dei contatti fisici, oppure, diciamo, qualche gesto affettuoso, qualche sfioramento occasionale. Insomma, sono tutti segnali che è interessata a te. Ovviamente poi c'è anche la comunicazione non verbale, diciamo, legata proprio appunto al contatto fisico, ma oltre alla comunicazione non verbale c'è anche la comunicazione verbale. Una donna potrebbe sessualizzare un po' la conversazione, fare commenti, e qualche battuta, insomma, sono tutti segnali che potrebbe mettere in atto da questo punto di vista. E poi c'è il flirt, diciamo, un flirtare, un giocare, comportamenti, diciamo, sorrisi frequenti, complimenti sottolineati, magari sguardi ammiccanti, insomma, tutti i segni che comunque c'è un interesse. Poi ci sono altri segnali non verbali, come ad esempio un imbarazzo e nervosismo, perché se tu generi attrazione sessuale a una donna, lei comunque vivrà un momento di imbarazzo, un momento di nervosismo. Se la donna sembra nervosa, imbarazzata o agitata quando tu sei presente, beh, potrebbe essere che questa tensione sessuale che tu le generi, lei non sa come gestirla, non sa come gestire la situazione. Abbiamo anche un cambio del tono di voce, un tono di voce un po' più profondo, più sensuale, un linguaggio del corpo più seducente. Sono tutte indicazioni. Ad esempio, potrebbe scoprirsi parte del corpo, accavallare le gambe in modo seducente, il tono della voce che diventa più suadente, e poi magari anche sessualizzare un po' gli argomenti, cioè parlare magari più frequentemente di rapporti sentimentali affettivi. Insomma, poi abbiamo il tempo e l'attenzione. Se dedica tempo a te, se cerca di passare del tempo con te, è un segno che comunque vuole connettersi con te, e probabilmente c'è anche una, in questa connessione c'è anche compresa l'attrazione sessuale. E poi abbiamo l'attenzione all'aspetto, cioè una donna, se è connessa sessualmente con te, cerca di apparire al meglio, e cerca di manifestarsi più intrigante, più sensuale, insomma, prende cura dell'abbigliamento. Non va vestita, diciamo, da troione da corsa, però neanche da monaca di clausura, insomma, cerca di manifestarsi anche da un punto di vista più sensuale. E poi cerca in qualche modo di farti domande personali, se hai qualche tromba amica, se hai, diciamo, una fidanzata, insomma. Cerca di cogliere qual è la tua situazione comunque sentimentale affettiva. Ecco, questi sono tutti i segnali che una donna è, diciamo, da questo punto di vista è interessata sessualmente a te, cioè prova attrazione
sessuale per te. Mi raccomando, seguimi su tutti i canali YouTube. E ti ricordo che sui canali ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, che si trova vicino al tastino iscriviti, e selezioni l'abbonamento preferito. Ovviamente ti puoi iscrivere invece gratuitamente al canale e cliccare sulla campanellina, che per attivi la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Per l'abbonamento potrai veramente usufruire di tanti vantaggi, e quindi se il tastino abbonati non lo vedi con l'app del cellulare, ma con il computer,